il tema della pace sente la necessità e l'urgenza di futuro. E lo spezzare gli atti di guerra che è presente nel titolo di questo incontro diventa particolarmente significativo anche oggi, nella giornata della memoria. Facciamo memoria di una umanità lacerata, facciamo memoria di persone che hanno subito e che subiscono ancora oggi violenza, donne e uomini a cui sembra essere negata la possibilità di futuro. È un futuro che viene negato anche e soprattutto alle giovani generazioni. La lacerazione che ci pone di fronte il tempo presente è una responsabilità per uno sguardo non indifferente per il futuro. Ricordiamo la testimonianza di persone, spesso inascoltate, che hanno dato la vita subendo le conseguenze delle scelte malvagie e tragiche cui si è posta dinanzi l'umanità. Ci ricorda Primo Levi, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale e inaspettato, fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. È avvenuto contro ogni previsione, è avvenuto in Europa, è avvenuto quindi può accadere di nuovo. Questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. Ancora oggi decine di guerre devastano il mondo. Oltre 115 milioni di persone in tutto il mondo sono costrette a fuggire dalle proprie case a causa di conflitti, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Ecco, l'incapacità della comunità internazionale di risolvere i conflitti e prevenire di nuovi conflitti sta davvero provocando disastri, sfollamenti, miseria. Tutto questo a 75 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Umanità. Ecco, non possiamo non constatare come le esperienze di guerra, di discriminazione, di violenza in nome delle etnie, in nome delle bandiere, in nome delle ideologie, in nome delle appartenenze religiose e le crescenti disuguaglianze, ecco, tutto questo sta uccidendo il pianeta. La vittoria in queste guerre devastanti di una parte sull'altra comporterà nuove ferite. Ringraziamo per la presenza qui con noi di Domenico Quirico, giornalista, autore di diversi testi e di diversi articoli, e gli abbiamo chiesto di riflettere sul tempo che stiamo vivendo. Domenico Quirico è giornalista del quotidiano La Stampa e come inviato ha raccontato le vicende drammatiche delle terre africane, delle primavere arabe. Negli ultimi 20 anni ha raccolto testimonianze e riflessioni significative. È stato autore anche di libri importanti per chi è presente qua presso l'Ambrosianeo, un po' visionale, eventualmente acquistarle. Tra cui La guerra totale, La bancarotta bellicista, e un libro per ragazzi, pensato per i ragazzi, un libro racconto, Quando il cielo non fa più paura, le storie della guerra per raccontare la pace. E è stato autore di una riflessione, di un articolo per Vita e Pensiero, Guerre rifinite, guerre dimenticate. Ecco, io lascerei subito la parola a lui, chiedendogli di condividere alcune sue riflessioni. Lo leggiamo sempre molto volentieri anche nei suoi articoli perché ci presenta delle riflessioni importanti e significative per il nostro tempo. Lo ringraziamo per la sua disponibilità. Buongiorno a tutti, chiedo scusa in anticipo perché a un certo punto dovrò andare via perché ho un aereo da prendere e che non prevedevo quando mi sono accordato con voi per questo appuntamento di stamattina. Quindi sarò, come dire, sintetico. Mi sentite? Mi Sì, sentite? proviamo a abbassare. Sì, un attimo, sì. Un attimo, sì. Ecco, proviamo. Ecco, Allora, provi adesso. sarò sintetico. Allora, per la mia esperienza è l'esperienza di una persona che da 30 anni attraversa tutte le guerre del mondo. Ho perso soltanto quelle dell'ex Jugoslavia, ma non per mia scelta, ma semplicemente perché all'epoca facevo altro nel giornale, quindi non le ho seguite. Allora,
quello che posso dire dal punto di vista, diciamo, delle caratteristiche della guerra, direi che oggi la guerra è tornata al suo nucleo, diciamo, orribilmente originario, cioè espressione di pura violenza. La guerra è violenza, la guerra è uccidere, la guerra è rubare, la guerra è distruggere, la guerra è stuprare, la guerra è infliggere all'avversario il massimo del danno. E questa guerra la fanno le democrazie e le autocrazie, i gruppi etnici e i gruppi fanatici. La guerra è tornata al suo nucleo, ciò quello che è sempre stato, tanto è vero che il cosiddetto diritto bellico oggi bisogna riconoscere che non esiste. Serve semplicemente per accusare l'altro di aver commesso le stesse cose che la parte che lo invoca ha egualmente commesso. Allora, la guerra è sostanzialmente rende lecito ciò che normalmente è vietato, quello che viene definito assassinio, delitto in guerra diventa un merito. E più ne commetti, e più sei premiato, aumenti di grado, ti danno le medaglie, sei considerato un eroe. Allora, queste sono le guerre di oggi, tutte le guerre di oggi. Sia quella del fanatismo religioso, sia quella di tipo nazionalistico, come quella tra la guerra ottocentesca o novecentesca tra Ucraina e i suoi alleati e la Russia, la guerra nel vicino Oriente tra palestinesi e israeliani. L'unica parola d'ordine è vincere. Come è sempre stato, peraltro, la vittoria cancellerà qualsiasi delitto che uno ha commesso in suo nome o per raggiungere questo obiettivo. E questo vale sia per gli uni che per gli altri. Oggi la guerra è sostanzialmente bugia. Le guerre è una bugia, le guerre nascono da bugie. Mi vogliono aggredire, mi vogliono togliere lo spazio vitale. Vogliono cancellarmi dalla faccia della terra, vogliono imporre la loro ideologia, vogliono cancellare il mio popolo, vogliono imporre l'autocrazia. La guerra è bugia. Oggi viviamo avvolti dalle bugie, enormemente avvolti dalle bugie. Tutti mentono. Mente Putin quando dice che la Russia è il continente, è il paese dei virtuosi assediato dal peccato. Mente la von der Leyen quando dice che la Russia ha perso semplicemente per ramazzare qualche milione di soldi per qualche milione di cartucce. Mente Biden quando dice che è una guerra tra le democrazie e le autocrazie. Mente Netanyahu quando dice che Hamas vuole ripetere la Shoah. Mente Hamas quando dice che non può esistere un'entità ebraica nella umma musulmana del vicino Oriente. Mentono tutti, siamo avvolti dalla menzogna. E questo è sostanzialmente la guerra. La conseguenza di questo è che l'altro elemento del nostro ragionamento, cioè la pace, in realtà non esiste più. Oggi non esiste alcuna possibilità della pace. Questa è la realtà concreta a cui ci dobbiamo attenere, altrimenti facciamo delle discussioni metafisiche, ci raccontiamo la fiaba di Biancaneve. Più viene utilizzata la parola pace, più viene utilizzata da coloro che non la vogliono. La pace, come la guerra, è una tecnica, non è un'esortazione teologica, non è un fine mistico. La guerra è una tecnica inventata sostanzialmente a Münster e a Westfalia nel 1648. La prima applicazione della tecnica della pace ad una mostruosa guerra globale, come fu la guerra dei 30 anni. Allora, come si ha una tecnica della guerra? Come si vince o si tenta di vincere una guerra? C'è una tecnica, un ABC, un alfabeto della pace, che bisogna percorrere lentamente, tenacemente, integralisticamente. Per riuscire ad arrivare non alla pace, che non esiste oggi, ma all'unico obiettivo possibile, che è quello di un cessate il fuoco, che sarebbe già un miracolo, di cui peraltro non esiste oggi alcuna condizione. Allora, quali sono le tecniche della pace? Le tecniche della pace sono, primo, trovare dei mediatori, e non esistono più. I mediatori una volta erano le Nazioni Unite o i paesi neutrali.
Le Nazioni Unite sono un enorme agglomerato di funzionari super pagati, incapaci e che si occupano esclusivamente di qualcosa che è mostruosamente importante, ma totalmente fuori dallo scopo originale della loro Costituzione, cioè che il clima, il green e tutte queste robe qua. I neutrali non ci sono più perché sono entrati per paura o perché costretti all'interno di uno dei due campi bellici, l'esempio la Finlandia. La Finlandia è il luogo in cui è stato percorso in senso topografico e geografico il non compiuto percorso del disarmo. Adesso dove si potrebbero trovare per discutere? Da nessuna parte, non esistono più neutrali. Secondo luogo, c'è una tecnica che consiste sostanzialmente nel mettere insieme i contendenti attraverso un lavoro di mediazione. Ma quando una delle parti ha definito l'altro un mostro, qualcosa che è al di fuori dall'ordine umano, qualcosa che è talmente criminale che non si può avere con lui alcun contatto se non al prezzo di diventare egualmente impuro. Che tipo di mediazione è possibile? È stato in questo modo impedito qualsiasi tipo di mediazione. Allora, l'ABC della pace consiste nel cercare di arrivare ad una tregua di un giorno, che poi può essere eventualmente prolungata e bisogna con enorme pazienza annodare, riannodare, stringere, rinsaldare i fili di una trattativa che permetta a qualcuno di non morire, perché questo è lo scopo della tregua, non il raggiungimento della pace universale di Kant, che va bene sui libri, ma non esiste nel nostro tempo, a parte che non è mai esistita. Arrivare ad una tregua, una settimana, un mese, 2 mesi, poi magari torna la guerra, bisogna riprendere da capo con pazienza e allora si ritorna a un'altra tregua. C'è un posto al mondo in cui con questo sistema, dagli anni 50, non si ammazzano più ed è la Corea, in cui la pace, la metaforica pace tra le due Coree, non è mai stata firmata e vige esclusivamente una tregua che è stata rinnovata per un lunghissimo periodo di tempo, ma che ha raggiunto un risultato straordinario, l'unico che mi interessa, cioè che in quel luogo più nessuno è morto per un bombardamento, per una sparatoria, per un drone, per qualcos'altro. Questo è lo scopo che bisogna raggiungere. Allora, se non siamo drasticamente realisti e la piantiamo di usare questa parola inutile e metafisica, che serve semplicemente a allontanare l'unico risultato che ci dobbiamo proporre, impedire che esseri umani ammazzino altri esseri umani reciprocamente, allora forse riusciremo ad arrivare a qualche cosa. Vi ringrazio. Chiedo scusa se devo andare via, ma veramente ho un problema di come vivo lontano dall'aeroporto, mi ci va un'ora e mezza per arrivarci, quindi devo mettermi in macchina. Allora, ringraziamo Domenico Quirico per questa sua testimonianza, molto, se vogliamo, anche molto dura, però effettivamente la situazione è drammatica, quindi senz'altro nei suoi testi, nei suoi articoli ci racconta sempre con un filo continuo quelle che sono le fatiche della pace e le sofferenze delle persone che vivono questa tremenda minaccia quotidiana della guerra in casa e noi che viviamo solo in parte a distanza queste guerre, perché in realtà lo viviamo non solo sugli schermi, ma lo viviamo anche nelle nostre terre, sebbene a distanza, perché vediamo le persone in fuga, di questi 115 milioni di persone in fuga dalla propria terra, molti vengono a bussare alla nostra porta. Ecco, questo racconto di Domenico Quirico si fa parte integrante della nostra condivisione quotidiana. Ecco, volevo chiedere a Fabio Pizzul se voleva intervenire adesso, così lo aiutiamo un attimo nella sua possibilità di riflessione, visto che è a casa. Ecco, Fabio Pizzul è presidente della Fondazione Ambrosianium. Lo ringraziamo perché anche oggi siamo ospitati in una delle sedi della Fondazione Ambrosianium che assieme a Sicomoro, Demos Milano, all'Associazione Cipredema e alla Rosa Bianca ha promosso questo evento.
Lo ringraziamo. Fabio Fizzul è giornalista, da anni impegnato anche in politica ed è giornalista presso Radio Marconi, l'emittente radio di Milano. Provo a buttar lì qualche riflessione col cappello di Fondazione Ambrosianeum, mettiamola così, perché l'idea, appunto, dopo la cruda ma realistica riflessione di Domenico Quirico, era quella di articolare un po', no, le diverse riflessioni. Quirico, da inviato di guerra, ci ha dato la sua prospettiva da parte di chi vive quello che significa oggi la guerra e che cosa non significa oggi la pace, fondamentalmente. Poi, dopo di me, ci sarà chi ci aiuterà con riflessioni di carattere teologico. Io provo a fare qualche brevissima considerazione in ordine alle condizioni in cui oggi ci troviamo dal punto di vista dell'interrogarsi sul tema della pace. Lo diceva già Quirico poco fa, il conflitto oggi pare essere l'unica strada possibile. E non parliamo solo di risoluzione o della possibilità di affrontare dei confronti di carattere politico e internazionale. Il conflitto purtroppo è l'unica strada possibile, o viene considerata l'unica strada possibile anche all'interno di quelle che sono le nostre relazioni di carattere quotidiano. E considerare l'altro come qualcuno a cui contrapporsi è una delle uniche modalità con cui oggi a livello sociale, a livello culturale, a livello politico, si è capaci di agire. Il conflitto in sé, lo ripete anche spesso Papa Francesco, è una realtà che è ineliminabile. Non può essere, non deve essere negato. Il problema è che oggi noi abbiamo perso gli strumenti per provare a far sì che dal conflitto si esca con delle soluzioni, con delle modalità che possano far evolvere il conflitto e non lo trasformino unicamente nella necessità di distruggere l'altro. E lo vediamo a più livelli, dove l'unica modalità di uscita appunto dal conflitto sembra essere quella della vittoria, o meglio, della distruzione del nemico e dell'avversario. Questo a tutti i livelli, non solo a livello macro e di relazioni internazionali. Questo è determinato dal fatto che abbiamo sostanzialmente disimparato, o troviamo estrema difficoltà, a fare spazio all'altro e alle sue ragioni. La relazione con l'altro, gioco forza, è fatta di conflitti, ma un conflitto, se riesce a trovare le dimensioni e le modalità per fare spazio all'altro, è un qualche cosa che può essere in qualche maniera sciolto. Nel momento in cui invece lo spazio all'altro viene considerato come debolezza, come tradimento di quelle che sono le proprie ragioni, allora ci si incammina su una strada in cui il conflitto, come dicevo prima, diventa esclusivamente necessità di distruzione dell'altro. La volontà di potenza, l'autoaffermazione, diventa allora oggi l'unica logica desiderabile. E nel momento in cui entra in gioco solo questa volontà di potenza e di autoaffermazione, è chiaro che quanto ci raccontava Quirico poco fa diventa, nelle situazioni più complicate e più drammatiche, automaticamente una volontà di potenza che annienta l'avversario. Tutto questo poi viene inserito all'interno di un mondo di linguaggi e di comunicazioni
sublimato, se volete, o amplificato, se preferite, dalla rete, con una serie di linguaggi che privilegiano, se non hanno come unica possibilità di esplicitazione, la semplificazione e quella che potremmo definire una logica di carattere binario, ovvero tutto è nero piuttosto che bianco e non ci sono assolutamente delle mediazioni possibili all'interno delle quali trovare dei punti su cui confrontarsi o degli spazi, come dicevo prima, di riconoscimento delle ragioni dell'altro. Da un certo punto di vista questo semplifica e la politica su questo fronte ci sta offrendo ormai da anni delle esemplificazioni radicali, no? Del fatto che la logica della semplificazione, della banalizzazione, la logica appunto binaria è l'unico linguaggio con cui si approccia alla dimensione anche sociale e politica. Ecco, in questo contesto, allora, il conflitto trova anche tutta una serie di motivazioni che hanno in qualche maniera colonizzato, piuttosto che appiattito il linguaggio che non diventa più un linguaggio capace di creare le condizioni per una gestione del conflitto che non sia solo scontro o eliminazione di coloro che la pensano in maniera diversa da noi. Anche recenti vicende politiche dicono come o sei con me o ti caccio. O la pensi come me o non c'è spazio per te all'interno del mio contesto di impegno, di ragionamento, di riflessione. Questo mi porta a dire che ormai da anni non offriamo a ragazzi e giovani gli attrezzi per la gestione dei conflitti, gli attrezzi per costruire relazioni che non siano di distruzione reciproca. In maniera più ampia potremmo dire non forniamo gli attrezzi per la pace. Perché? Perché non siamo più in grado di formare alla gestione della frustrazione. C'è la paura della frustrazione, l'incapacità di credere che anche la frustrazione e il riconoscimento del limite sia parte della nostra vita, e c'è anche l'incapacità di rallegrarsi per la buona riuscita degli altri, condizione fondamentale per qualsiasi relazione di carattere empatico. Ora, se non riesco a gestire la frustrazione, se l'unica cosa che posso accettare è la vittoria sull'altro e la mia autoaffermazione. Se non ho nella mia strumentazione relazionale la capacità di rallegrarmi delle cose positive che succedono agli altri, perché le leggo esclusivamente come frustrazione della mia volontà di potenza, è chiaro che non ho nessuno strumento in grado di aiutarmi a percorrere delle strade di gestione del conflitto che non siano di approccio violento nei confronti degli altri. E in tutto questo, semplifico per essere il più veloce possibile, domina la paura. Paura che è chiave di lettura delle relazioni sociali e politiche. Banalizzando, la paura di essere fregati dagli altri, perché se do una qualsiasi apertura all'altro, mi viene detto dalla mentalità comune, sicuramente l'altro ti frega. Paura di non farcela, perché le sollecitazioni sono troppe, quindi appunto il rischio di essere in qualche maniera frustrati e non aiutati nella propria volontà di potenza. La paura di apparire deboli. Perché se appari debole o ti mostri come tale, sei convinto che gli altri ti mettano i piedi in testa. Paura di non avere risorse di carattere economico, di carattere relazionale, quello che volete. E se domina la paura, lo si vede in tantissimi campi, il rischio è che l'unico modo per difendersi dalla paura sia
l'aggressività nei confronti degli altri. Vale nel mondo animale, vale nel mondo anche sociale, nella misura in cui non si hanno quegli strumenti di cui parlavo prima per riuscire a gestire la relazione con l'altro all'insegna di un fare spazio all'altro. E allora ascoltare, approfondire, capire, mettersi nei panni degli altri sono sempre stati passi fondamentali per qualsiasi pedagogia relazionale o pedagogia della pace. Ma oggi noi non abbiamo più luoghi che accompagnino alla scoperta di queste competenze. La scuola è diventata un mondo ipercompetitivo all'insegna, anzi, si rivendica il merito come elemento ineliminabile di qualsiasi percorso. A livello familiare, senza dover citare le forme di violenza e di prevaricazione, però abbiamo una frammentazione di rapporti che non garantiscono quell'appunto percorso per avere delle strumentazioni relazionali solide di pace. E tutto questo, soprattutto per i giovani, diventa una modalità di racconto della realtà dalla quale non sono più in grado in alcun modo di emanciparsi. E la semplificazione allora diventa elemento necessario per non soccombere di fronte a una situazione che non si è più capaci di gestire con una strumentazione di pace. E la comunicazione a tutti i livelli, a livello politico, a livello sociale, a tutti i livelli, diventa allora un luogo di semplificazione assoluta per rassicurare rispetto all'incapacità di gestire le relazioni con gli altri, per banalizzare, mistificare. Quirico parlava prima, tutti dicono bugie, no? Dicono bugie, fondamentalmente dicono menzogne perché è l'unico modo, in assenza di percorsi di riconoscimento reciproco, di capacità di fare spazio agli altri, per rafforzare se stessi identificando un nemico come un qualche cosa da contrapporre alla propria debolezza. Ma allora, se questa è un po' la condizione di assenza di strumentazioni di base per provare a fare quei piccoli passi verso la pace di cui anche Quirico parlava in maniera molto molto cruda, quali possono essere degli elementi da cui ripartire? Secondo me un primo elemento è quello dell'accettazione della complessità. Accettare la complessità è la condizione per tentare di costruire percorsi di reciproco riconoscimento tra persone, realtà sociali, o contendenti, se vogliamo ragionare in maniera più ampia, che devono imparare a non considerare la distruzione vicendevole come un elemento ineluttabile per poter vivere, sopravvivere o prosperare. Riconoscere la complessità è faticoso, perché significa che è necessario prendere atto del fatto che non ci sono percorsi lineari per nessuno, ma c'è la necessità di comprendere, la necessità di andare oltre una banalizzazione, una superficialità che è invece la cifra distintiva di quella che è la nostra modalità comunicativa, ma la società contemporanea più in generale. I social in questo, la rete, è drammaticamente funzionale al mantenimento della superficialità, che è la condizione per rassicurare coloro che si sentono messi in discussione da cose troppo complicate, ed è un elemento anche che suscita quella logica della paura che porta alla necessità di alzare difese nei confronti degli altri per poter sopravvivere. E allora permettetemi, vado verso
la conclusione di provare a fare qualche ragionamento su quella che è la funzione della cultura, nell'ottica di provare a ricostruire un'attrezzatura per aiutare a ragionare in termini di riconoscimento dell'altro, di fare spazio all'altro. E prendo a prestito alcune parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che intervenendo per l'inaugurazione dell'anno di Pesaro come capitale della cultura italiana, ha fatto alcuni passaggi riguardo proprio la preziosa realtà della cultura come occasione per promuovere dei cammini di pace. Leggo brevi passaggi di Mattarella. Le guerre, ha detto il 20 gennaio, quindi pochi giorni fa, che si combattono ai confini dell'Europa ci riguardano, non solo perché il vento delle morti, delle distruzioni, degli odi percorre le distanze ancora più rapidamente di quanto non facciano le armi e incide sulle nostre esistenze, sulle nostre economie e sulle nostre coscienze. Ci riguardano perché l'Europa, rinata nel dopoguerra, ha inscritto la parola pace nella sua identità. L'Europa è tornata a vivere con la pace e nella pace. Ecco, qui mi permetto, ho citato questa parola, poi andrò ancora avanti nella citazione, mi permetto di aggiungere un elemento a quello che diceva Quirico. Quirico diceva l'unico luogo in cui per 50 anni si è stati in pace è la penisola di Corea, perché lì sono messi d'accordo, se ogni tanto la Corea del Nord fa qualche esperimento, butta qualche missile, eccetera, eccetera, però no, non si distruggono. Io credo invece che negli ultimi 70 anni ci sia stato un luogo a livello mondiale nel quale la pace, con tutti i limiti, però si è in qualche maniera manifestata o mantenuta. Nel continente, tra l'altro, che dal punto di vista storico ha rappresentato un luogo di violenza per eccellenza, dal mondo antico al mondo medievale al mondo moderno, mai nella storia ci sono state zone, continenti che hanno causato un numero di morti come quello che è stato capace di creare l'Europa, fino ai conflitti mondiali del secolo scorso. Eppure, da 70 anni, questi territori stanno vivendo con tutti i limiti e con tutte le contraddizioni, però una stagione di pace. Quindi, credo che si debba indagare un po' sul perché questo è accaduto, un po' perché probabilmente si era tanto sfibrati e sfiniti dai drammi del secolo breve che ci si è detti proviamo a creare qualcosa di diverso, un po' perché lo si è fatto a partire da principi, riconoscimenti reciproci all'insegna di percorsi culturali, percorsi anche spirituali, che sono stati in precedenza occasione di scontro e che da 70 anni invece, con tutte le fatiche del caso, sono momenti di reciproco riconoscimento. E ci si è dati anche il metodo del confronto e della concertazione, che se guardiamo all'Europa rischia spesso di venire interpretato come lungaggine, come burocrazia, come tecnocrazia, degli iperburocrati brussellesi piuttosto che lussemburghesi, ma in realtà è un metodo che consente di recuperare uno strumentario che non sia solo quello di avere come unica prospettiva la prevaricazione e la distruzione dell'altro. Ancora Mattarella, la straordinaria stagione di creatività culturale della seconda metà del Novecento è figlia della scelta di tornare a vivere con la pace e con la pace. La cultura è un lievito che può rigenerare la pace,
e con essa i valori umani che le guerre tendono a cancellare, annegandoli nell'odio, nel rancore, nella vendetta indotti dagli estremismi nazionalistici. In questo momento, continuava Mattarella, parlare di cultura, pensare la cultura, trasmettere cultura, vuol dire alzare lo sguardo per un compito di grande portata. Perché la cultura è paziente semina, specialmente nelle nuove generazioni. Perché la cultura è beneficamente contagiosa e permette di riflettere sulla storia per non ricadere negli errori del passato. Permette di ammirare la bellezza, l'arte, l'ingegno, consapevoli che l'estetica non può separarsi da un'etica di rispetto per la persona. Non è la soluzione, non c'è la soluzione in queste parole del presidente Mattarella, ma sicuramente ci sono degli spunti interessanti, a partire dai quali provare ad andare alla ricerca di nuove strumentazioni, di nuovi attrezzi per far sì che le persone possano riconoscersi a vicenda come portatrici di un qualcosa di positivo e non esclusivamente come soggetti di una volontà di potenza e di autoaffermazione, che ha come unico obiettivo la distruzione dell'altro. E allora, lo dico appunto da presidente di Fondazione Ambrosianeum, Fondazione Culturale, provare a ragionare sui sentieri di una cultura che aiuta a riconoscere i cammini fatti storicamente, la ricchezza di cui si è portatori e si riconosce che anche altri possano essere portatori. Ecco, questo può essere un elemento a partire dal quale provare a ricreare le condizioni per avere degli strumenti per costruire percorsi di riconoscimento degli altri, per fare spazio agli altri, in cui la logica della distruzione di quello che si considera sempre solo un nemico, non è l'unica parola, non è l'unica possibilità, ma invece esistono anche delle strade, dei sentieri in cui provare assieme agli altri a costruire delle condizioni per vivere meglio assieme. Non sarà la pace universale kantiana, non saranno nuovi scenari che ci porteranno chissà dove. È però una possibilità per restituire a noi tutti e soprattutto alle generazioni più giovani la capacità di andare oltre la banalizzazione, la semplificazione, la logica binaria del non riconoscimento dell'altro, per provare a costruire piccoli passi che uno dopo l'altro magari ci portano a poter vivere in dei contesti dove l'unica logica non sia quella del conflitto e della eliminazione dell'altro. Ringraziamo Fabio Picci per il suo intervento che ha fatto nonostante una fatica ulteriore per seguirci, però effettivamente è stato molto ricco, ci ha parlato anche delle opportunità, delle possibilità, anche richiamando quello che dovrebbe essere il fondamento dell'Unione Europea, dove sono presenti parole chiave nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che alimentano le speranze, le possibilità, sono parole che parlano di dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia e la possibilità di cooperazione tra persone è fondamentale alla luce delle possibilità per il futuro, per uno sguardo sul futuro, per far sì che questo progetto non rimanga un progetto incompiuto. Era il grosso impegno del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ha speso il suo tempo, i suoi anni, richiamando tutto questo. Ecco, quindi grazie a Fabio Pizzul. Nel parlare delle guerre, dei conflitti presenti, dei conflitti latenti, come Costituzione, Concilio e Cittadinanza, ci siamo trovati molte volte di fronte all'uso strumentale della religione.
siamo resi conto che ci sono naturalmente decine e decine di guerre che insanguinano il pianeta, diverse parti del mondo, oltre alla martoriata terra di Ucraina, alle quotidiane stragi di cui sentiamo nella striscia di Gaza, lo Yemen, il Mali, il Sud Sudan, ci sono davvero tanti luoghi di conflitto. E molto spesso, questa è un po' la riflessione che ha avviato la preparazione di questo incontro, ci siamo posti di fronte al tema dell'immagine probabilmente senz'altro distorta di Dio, cui si fa riferimento per giustificare interventi armati, per rivendicare confini sacri, per benedire le armi, le truppe, le bandiere. Più cresce l'odio, più si usa la religione per aumentarlo. Vengono in mente tante parole, alcune parole non possono non andare. Testimonianze anche tratte da persone che hanno vissuto sulla loro pelle la tragedia, il conflitto del secondo conflitto mondiale. C'era per esempio T. Hillesum che diceva: se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze, dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile. Poi ci sono state altre persone che nel 1939, prima che succedesse la deflagrazione violenta della Seconda Guerra Mondiale, avevano lanciato messaggi, e messaggi anche proprio all'interno della Chiesa Cattolica. Per esempio, c'è un messaggio, c'è una lettera scritta da Edith Stein il 12 aprile del 1933, appena dopo l'ascesa di Hitler al potere. Qui diceva Einstein: da settimane siamo spettatori in Germania di avvenimenti che comportano un totale disprezzo della giustizia e dell'umanità, per non parlare dell'amore al prossimo. Non solo gli ebrei, ma anche migliaia di fedeli cattolici della Germania e ritengo di tutto il mondo, da settimane aspettano e sperano che la Chiesa di Cristo faccia udire la sua voce contro tale abuso nel nome di Cristo. Ecco, Edith Stein morirà ad Auschwitz il 9 agosto del 1942. Ma questo per dire che oltre a richiamare l'immagine di Dio, purtroppo per invocare guerre, molte volte c'è anche la religione, il modo di vivere, il proprio percorso di credenti che si trova di fronte all'incapacità di comunicare delle possibilità di speranza nel proprio tempo e possibilità anche di futuro. Quindi abbiamo chiesto questo compito anche impegnativo a Lucia Vantini, che accompagna anche con il suo impegno nel coordinamento delle teologhe italiane percorsi di riflessioni molto importanti che riteniamo possano aiutarci in questo momento. Ecco, è stata autrice di diverse pubblicazioni, docente di teologia fondamentale e di antropologia filosofica a Verona e all'Istituto di Scienze Religiose e lo Studio Teologico San Zeno, e si occupa di teologia in una prospettiva di genere. È stata autrice di alcuni testi che hanno un titolo abbastanza significativo per chi sarà. Chi è qua all'Ambrogianemo potrà trovare qui in fondo al banchetto: Educazione, parole per capire, ascoltare, capirsi, Il segreto dell'alba, storie e parole di rinascita. Quindi, in qualche modo, chiediamo a lei di proporci una riflessione, consapevoli che abbiamo bisogno anche, in parte lo richiamava anche Fabio Pizzu, delle parole per il cambiamento. Riuscire a discontinuare le parole che spingono alla violenza, che spingono ad alimentare nuovo odio e trovare parole per una lettura possibile del nostro tempo che stiamo vivendo, parole magari per accogliere nuove nascite, parole per nutrire l'intelligenza del cuore e attivare sguardi di fraternità e sororità. Grazie a voi per questo invito e grazie anche alle persone che hanno parlato prima di me per averci consegnato delle parole proprio intrise di storia.
una storia drammatica, ma una storia anche che contiene dei punti di leva, dei punti di passaggio sui quali possiamo appoggiarci per tentare qualche trasformazione. E le vostre parole sono in particolare risonanza anche con quelle che ho pensato di dire io. In particolare riprendo da Domenico Quirico l'idea della grande bugia, perché c'è una narrazione che da un lato nasconde l'orrore e dall'altro esalta l'eroe, la vittoria, lo schiacciamento dell'alterità, che ci costringe a navigare nel disorientamento per poi schierarci necessariamente in una logica dell'out-out che non porta a nulla di buono. E in particolare riprenderei da Fabio Pizzul questa idea della non necessità della guerra. Abbiamo interiorizzato che di fronte, dentro i conflitti, abbiamo solo due strade: o quella dell'indifferenza, allora il conflitto lo rimuoviamo cercando di preservare una pace che in realtà è solo superficiale. Oppure esasperiamo il conflitto portando alla violenza vera e propria. In realtà pace non vuol dire assenza di conflitti, pace è capacità di gestire i conflitti in una maniera tale che non ci sia devastazione, sopraffazione, morte, distruzione della vita, ferita perenne e traumatica. Allora io vorrei fare un passo indietro rispetto a questo. Vorrei tornare al 1932, dove Einstein scrive a Freud una lettera diventata molto famosa. In questa lettera Einstein chiede a Freud: ma c'è un modo di liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? E com'è possibile che pochi esaltati, riescano a portare dalla loro parte in guerre drammatiche popolazioni intere che poi pagano il prezzo di una violenza che sembrava portare con sé la promessa della giustizia, ma in realtà anche questa era una bugia. I neuroscienziati a questo proposito parlano non solo di bugie e di menzogne, ma proprio di confabulazione. Le confabulazioni sono le storie che ti inventi per giustificare qualcosa che è già in atto, che non si giustifica da sé, che anzi magari è proprio assurdo, come l'idea che la guerra sia necessaria, che la violenza sia necessaria. E appunto si costruiscono storie che facciano convinti tutti noi che non c'era altra scelta. E quando tu ti convinci che non c'è altra scelta, anche se ti rendi conto che quella strada è sbagliata, tutto quello che potrai fare avrà il sapore del piccolo correttivo, della riparazione. Non immagini un'altra strada, ti concentri su come ridurre al minimo le perdite. Allora non c'è trasformazione, non c'è creatività. E anche l'idea della religione, là dove la religione compare come motivo del conflitto, in realtà non c'è una fede di mezzo, c'è una confabulazione, c'è un ammantare di sacro, la spinta distruttiva che caratterizza tutti gli esseri umani. E quindi Einstein chiede a Freud: c'è un modo per disinnescare tutto questo, per liberarci dalla fatalità della guerra? È interessante questa parola, fatalità, come se fosse qualcosa di legato al destino, al fato, ma come se fosse anche qualcosa che porta con sé un elemento accidentale, accade, continua ad accadere, ma forse non era necessario. Forse possiamo smetterla di pensare alla correzione e alla riparazione. Però Einstein
prosegue in un'analisi abbastanza lucida e spietata. Dice: coloro che sarebbero nelle condizioni di affrontare questo problema, perché hanno una professione particolare, un ruolo particolare, una condizione storico-sociale particolare, in realtà sono sempre più consapevoli della loro impotenza. E io vorrei partire da questa parola perché ciò che vi propongo in chiave teologico-filosofica parte da questa consapevolezza. Siamo nell'impotenza. E non significa arrendersi, significa pensare almeno al minimo che possiamo mettere in atto per tentare una trasformazione di questa logica della necessità della violenza. E Einstein dà questo suggerimento a Freud, che Freud poi confermerà pienamente a partire dalla sua prospettiva psicoanalitica. Il problema è che ci sono degli ostacoli istintivi, primo di tutti la sete di potere, che fanno parte di noi. Come si cura, come si guarisce da un istinto dell'aggressività? Non possiamo pensare di cercare la pace senza tener conto di questa pulsione di morte, di questo istinto aggressivo, di questo desiderio di lasciare una traccia che parli di noi in questo mondo. E il problema è grave, continua Einstein, perché non solo questo istinto è ben riconoscibile nella specie umana, ma nella natura in generale, perché nella natura noi vediamo continuamente conflittualità per procedere nell'esperienza e nella sopravvivenza. Ma in fondo non abbiamo, e anche questo aspetto è emerso, non abbiamo un'organizzazione sovranazionale che davvero si possa occupare praticamente, effettivamente, simbolicamente della composizione dei conflitti. Ma perché, si chiedeva Freud, Einstein, chiedeva Einstein a Freud, va bene, tutti siamo istintivamente aggressivi, in certe condizioni poi lo diventiamo in maniera molto forte. Ma com'è possibile che pochi guerrafondai trascinino tutta questa gente che non ha voglia di morire, che non ha voglia di vedere i propri figli partire, che non ha voglia di neanche immaginare gli stupri che possono accadere alle figlie, alle sorelle, alle madri, alle nonne. Perché, suggerisce Einstein, il problema è che questi pochi hanno in mano la scuola, la stampa e le organizzazioni religiose. In qualche modo Einstein ci suggerisce dove guardare. Siamo nell'impotenza. Però se cominciamo a guardare ai linguaggi della scuola, ai linguaggi della stampa, ai linguaggi delle chiese, forse lì noi sentiamo di poter avere un piccolo margine di manovra. Almeno possiamo sottrarci alla logica della cancellazione della differenza, alla logica della sopraffazione, alla logica della costruzione di un nemico. Quanti meccanismi retorici del cosiddetto uomo di paglia, dipingo l'altro come un fantoccio di paglia, così è più facile con un fiammifero dargli fuoco. E Einstein dice proprio questo: guardiamoci dentro. Dentro di noi c'è il piacere di odiare e c'è il piacere di distruggere. E quindi la domanda di Einstein a Freud è precisa. Come possiamo riconoscere questo aspetto devastante in noi, ma farne qualcosa di positivo? Lasciare che sia una piccola parte della nostra vita, che diventi energia dove, con il nostro desiderio di bene, possa produrre e procurare qualcosa di buono. Freud raccoglie la sfida. Risponde ad Einstein, dice: sono d'accordo con tutto, fa anche dell'ironia, caro Einstein, un po' mi rubi il mestiere, perché già ti sei spinto molto nella questione della coscienza e dell'istinto.
e mi metti di fronte alla mia responsabilità, perché non basta la volontà, dicevamo. Con la volontà, con il sapere, noi possiamo essere uomini e donne di pace, ma poi c'è qualcosa in profondità che non riesce ad affiorare se non in una forma di pulsione distruttiva, e non sempre noi siamo armonizzati da questo punto di vista. Allora Freud dice: sì, dobbiamo fare in modo che le nostre parole tocchino la profondità della vita, che la nostra comunicazione non resti sul piano simbolico rappresentativo. Ci sono degli affetti che non emergono mai nei discorsi scientifici, politici, e quando emergono servono strumentalmente per tirarci da una parte o dall'altra. È quella che Byung-Chul Han ha chiamato psicopolitica. Le nostre emozioni, che sono senza nome, ma le riconosciamo spesso come paura, come insicurezza, come desiderio di essere rassicurati, vengono convocate sempre sul dibattito pubblico, nel dibattito pubblico, come energia che ci rende ubbidienti, perché più abbiamo paura, più siamo ubbidienti, più tendiamo ad affidarci a qualcuno che ci promette sicurezza. Non importa quante bugie questa persona, questo partito, questa politica ci possa dire, la nostra paura farà sì che noi ci piegheremo e lasceremo fare. Allora, da un lato, dice Freud, lavoriamo sulla nostra interiorità. Bisogna che le parole entrino nella vita più intima e profonda della nostra esistenza, ma bisogna anche lavorare sulla comunità. Bisogna, e qui riprendo qualcosa che è già uscito, le comunità che sanno la inevitabile vulnerabilità, la loro come comunità e la vulnerabilità dei soggetti. Hanno due strade spesso, o la rimuovono questa vulnerabilità con una retorica dell'insicurezza, della sicurezza, scusate, oppure si sentono nella frammentazione. La tua vulnerabilità non mi riguarda, perché ho già la mia a cui pensare. Quale pensiero della comunità oggi è capace e quale trama di relazioni tra noi, come fratelli e come sorelle, rende possibile una trasformazione nel senso della pace? Anzitutto, prendiamo atto di questa vulnerabilità comune e cerchiamo di farne un motivo di cura. Il fatto che siamo tutti vulnerabili non ci rende tutti uguali. Qualcuno di noi è esposto a una serie di fragilità più di altri, perché dipende da dove siamo nati, da quanti anni abbiamo, dalle nostre condizioni economiche, dalla nostra cultura. Le nostre fragilità sono diverse dal fatto se siamo uomini o donne, se siamo bambini o anziani. Le nostre fragilità dipendono dalla condizione storica, ma la vulnerabilità ci riguarda tutti. Solo che, e questo è già emerso, facciamo fatica ad insegnare e a vivere questa vulnerabilità. Puntiamo tutto sul successo, sulla rimozione del fallimento, sul fatto che abbiamo tutto sotto controllo. E poi, quando qualcosa ci spiazza, non sappiamo più che cosa fare. Allora, la soluzione di Freud: lavoriamo sulla comunità, lavoriamo sulle nostre pulsioni soggettive di morte, ma poi facciamo attenzione alle degradazioni estetiche della guerra. Le degradazioni estetiche della guerra sono quelle bugie, quelle menzogne, quella confabulazione dell'eroismo che ci fa pensare che in fondo, se siamo bravi e fortunati, le guerre le attraversiamo come vincitori e dei vinti possiamo dimenticarci per sempre. La dimensione della pace tiene conto di questa vulnerabilità. La cultura della pace riconosce l'inevitabile conflittualità, ma si rifiuta, primo, di far finta di niente, perché non c'è niente di peggio che l'indifferenza. La violenza viene dall'indifferenza. Il dolore di uno solo, l'isolamento di chi patisce, viene dall'indifferenza.
L'esaltazione di qualcuno viene dall'indifferenza di tutti gli altri. E quindi evitando la rimozione, teniamo conto dei conflitti, ma facciamo attenzione che non diventino una guerra totale. Perché la guerra, lo abbiamo sentito, la violenza in generale non lascia le vite al mondo, e se le lascia al mondo, le lascia davvero lacerate e devastate. C'è un bel libro di uno psichiatra che si occupa di, si chiama Bessel van der Kolk. Questo libro si intitola Il corpo accusa il colpo e racconta questo psichiatra di alcune sue avventure come medico e di quello che ha imparato seguendo le persone che sono tornate dal Vietnam. E in particolare a me e a lui colpisce la storia di un uomo normale, con una famiglia normale, laureato in giurisprudenza, normale non nel senso normativo del termine, ma nel senso di ordinario, laureato in giurisprudenza con un lavoro, che quando torna dal Vietnam non è più lo stesso, ha degli scatti di squilibrio molto forte. Quindi si rivolge a questo psichiatra e pian piano nella ricostruzione della storia che cosa emerge? Che questo buon uomo, ripeto, padre di famiglia, innamorato di sua moglie, onesto sul lavoro, felice, realizzato, si è trovato a vedere l'orrore e a commettere l'orrore. Quest'uomo racconta nella sua ricostruzione che quando ha visto i suoi quattro amici, perché poi in guerra hai degli amici, qualcuno con cui condividi più da vicino il dramma. Li ho visti morire, erano tutti morti. Mi ha preso una furia, sono andato nel villaggio vicino, ho cominciato a sparare e ho addirittura violentato una donna. Io, che non avrei mai allungato una mano senza permesso. Che cosa sono diventato? Ecco allora il trauma. E noi questa dimensione traumatica a volte la leggiamo anche nelle persone migranti che hanno perso la lucidità, chissà da che violenza provengono. E noi siamo subito pronti a costruire una retorica che ci dice aiutali a casa loro. Certo, si comprende che questo è un viaggio della disperazione, che c'è qualcuno che ne approfitta, però quel dramma lì noi tendiamo a non riconoscerlo e a rivestirlo con delle forme di colpevolizzazione. Allora, proviamo in questa nostra impotenza a fare il minimo che c'è a disposizione, che possiamo fare, un minimo che riguarda il linguaggio. Che cosa è diventato il linguaggio nostro oggi? Con quanta facilità uccidiamo qualcuno con le parole? La radicalizzazione di Gesù rispetto alla legge ebraica, perché lo sappiamo, Gesù dice: io non sono venuto a buttare via la legge di prima. Quando dice vi è stato detto, ma io vi dico, Gesù non vuole spazzare via il passato, ma offre una chiave di radicalizzazione così forte che porta alla violenza anche sul piano simbolico. E allora è un Gesù che dice: vi è stato detto di non uccidere. Questo comandamento vale ancora. Però vi dico, fate attenzione che anche le parole, anche dire stupido e anche certe ricostruzioni demonizzanti possono togliere la vita a qualcuno. E noi oggi invece assistiamo a parole così gravi sul piano della violenza, che non possiamo fare a meno di aprire gli occhi e di sbarrarli con una certa incredulità, perché non li troviamo questi discorsi di nascosto nell'imprecazione di qualcuno. Li troviamo alla luce del sole, come se fossimo assuefatti a questo continuo dramma. Parole con cui descriviamo le donne, parole con cui parliamo di chi viene qui, parole con cui insistiamo sulla perversione degli omosessuali.
quante parole che abbiamo sdoganato in uno strano meccanismo. Noi veniamo da una cultura dove a un certo punto abbiamo cominciato a sentire l'importanza del parlare politicamente corretto, ma non siamo andati a fondo delle cose, siamo rimasti in superficie. L'importante è che tutto tenesse e che non fossimo attaccabili, ma questa superficialità del nostro rapporto con la lingua e questa nostra indifferenza ha lasciato che le parole di morte, che le parole di guerra girassero intorno a noi. Allora, preoccupiamoci di queste parole e impariamo anche ad aprire lo spazio alle voci che ci raccontano il dolore. Cerchiamo di non rimuovere le storie ferite che ci feriscono. Qual è la nostra memoria della guerra? Qual è la nostra memoria della violenza? Qual è la nostra memoria degli abusi? Viene dalle persone che hanno patito. Ecco perché c'è un teologo che a me piace molto, si chiama Metz, che parla del... È bravissimo. Parla dell'autorità dei sofferenti. Basta guardare i sofferenti solo come vittime. Le persone sofferenti, le vite lacerate, sono vite devastate, certamente, ma forse hanno qualcosa da dire. E quello che hanno da dire ha a che fare con ciò che dicevo all'inizio. La guerra non è necessaria. Questa storia non avrebbe dovuto finire così. Dal Cristo sulla croce, che è l'immagine vivente di una storia buona che finisce male, a tutte le croci di questo mondo. La rivelazione, la parola, la testimonianza che viene fuori da lì non è solo povero me. E noi non dobbiamo dire solo povera te, dobbiamo dire che cos'hai da portare in questo mondo che ci può raccontare che non avrebbe dovuto andare così. E quindi la nostra reazione deve essere verso l'ineluttabilità di un conflitto che va a male, l'ineluttabilità della violenza. Noi non possiamo arrenderci a questo. E allora ricordiamo tutti, adesso abbiamo per esempio citato Et illesum o Sophie Scholl, Edith Stein, non ci sono più, hanno perso. Ma che cosa ci consegnano queste donne? Qual è il logos della pace che emerge da Et illesum, per esempio? Et illesum ci suggerisce questo. La linea tra il bene e il male non è solo fuori di noi, è anche dentro di noi. Prendiamoci cura di questo, ma non per sentirci colpevoli di tutto ciò che accade, ma per andare alla ricerca di un altro modo di parlare, dei punti di passaggio. È come se Et illesum ci dicesse: prepara la pace in te, in primo luogo. E lo dice nell'impotenza. Noi forse siamo nell'impotenza, ma invece di dire non possiamo fare niente, iniziamo, prepariamo la pace in noi. Guardando le cose in faccia, non facciamo finta che l'orrore non sia tra noi. Guardiamo le cose in faccia, raccontiamole per quello che sono, ma andiamo anche alla ricerca, con quella speranza ostinata dei punti di passaggio, quello che ha fatto lei verso le piccole cose, verso la forza dei legami, quelle parole sul gelsomino che lei vedeva da casa sua. Sapere che ogni attimo di odio dentro di noi impoverisce il mondo, in questa, perché è questo che abbiamo perso, la connessione tra ciò che abbiamo dentro e ciò che abbiamo fuori. E buttiamo tutto sul fuori, lasciando il dentro inevaso, oppure portiamo tutto dentro e il di fuori non ci interessa. Ascoltiamo, c'è un bel libro, si intitola Il grido di Andromaca. Nella guerra di Troia, Andromaca è quella che dice: no, questa storia è assurda, ma ci fa vedere questo libro che le guerre zittiscono le voci alternative. Il grido delle donne, che da un lato sono vittime, ma dall'altro lato sanno bene che questa... che ogni guerra non è necessaria. Non voglio dire che donna uguale pace, però
c'è qualcosa nel pensiero critico delle donne che continuamente ci dice c'è una retorica dell'eroe che ha prodotto una certa cultura di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Abbiamo la responsabilità delle narrazioni e delle parole. Vi cito, poi vado verso la conclusione perché credo che in minuti Oh, forse. prego, prego, prego. Vi cito un altro testo che ha fatto molto scalpore, quello di Svetlana Jeskiewicz. La guerra non ha volto di donna. E lei che cosa fa in questo libro? Raccoglie tutte le interviste delle donne che nella Seconda Guerra Mondiale, donne russe, hanno partecipato attivamente alla guerra. Questo è importante come testimonianza perché a volte noi abbiamo un'altra retorica. La guerra la fanno gli uomini, le donne invece sono esseri di pace. La vita non funziona così. Quello che ci accomuna è che siamo tutti e tutte vittime della violenza, però abbiamo bisogno di parlarci anche in questa nostra differenza. Lei dice: la guerra delle donne è rimasta muta. O sconosciuta o sovrascritta. Dovrà essere una storia dei sentimenti anche, perché io mi sento una storica dell'anima. E in questo libro lei dice: tutti i libri usciti in Russia sulla guerra mondiale raccontano storie di eroi. Anche queste donne hanno partecipato, ma non si sentono eroi. E quello che raccontano è diverso. Sottolinea lei, gli uomini hanno paura che le donne raccontino tutta un'altra guerra, smascherando il gioco truccato che ha reso la guerra una scelta inevitabile. E infatti quest'opera è stata scoraggiata da molti. E lei dice, io in questo libro sono andata alla ricerca del piccolo uomo, della piccola donna. Volevo capire che differenza c'è tra morire e uccidere. Che cosa si prova a sentirsi assassini per dovere? Dove passi la frontiera tra l'umano e il disumano? E soprattutto, com'è che si trasforma la vita di tutti i giorni, la vita ordinaria, in questo contesto dove alla fine non ti stupisci più del male, non sussulti più per la violenza, la consideri normale. Ecco la disumanità. Quando non trovi più strano, non trovi più ingiusto che qualcuno muoia sotto i tuoi occhi e magari per mano tua. E lei dice: io ho capito una cosa, che in guerra ti abitui al dolore, un dolore che fino a quel momento era impensabile ed era incredibile. E l'ultimissima cosa che volevo dire. Abbiamo dunque questa responsabilità delle narrazioni. Ho ricordato Sophie Scholl perché lì c'è un gesto di grande trasgressione di una piccola comunità di giovani che ha a che fare con delle parole, con dei volantini. Lei muore, muore per questo. E quando si cerca di capire, perché la storia è molto nota, lei capisce che il fratello è in questo gruppo sovversivo e vuole partecipare anche lei, ma il fratello la vuole proteggere. Lei è una donna ostinata e insiste, ce la fa e paga le conseguenze di questo. Nel processo le danno la possibilità di uscire. In fondo lei è una donna, forse non aveva capito bene che cosa stava facendo. È una specie di scappatoia, un po' come gli amici di Socrate che vogliono portarlo fuori dalla prigione. E lei dice: no, no, io ho capito benissimo e rifarei tutto quello che ho fatto. Allora ti domandi, ma come fa una ragazzina, una giovane donna ad arrivare fino a questo punto in una cultura in cui, tra l'altro, non è che c'è una rappresentanza politica simbolica forte delle donne? E leggendo i suoi testi, io ho capito che questo gesto forte è preparato da una forma di attenzione a ciò che nasce. È una Sophie che si lascia spesso commuovere dal cielo, dalle stelle, dalla terra profumata, dagli alberi, perfino dagli insetti. E all'inizio è questo amore, questo desiderio selvaggio di essere tutt'uno con la natura, a spingerla
all'inizio è nella Lega delle ragazze tedesche, no? Ma poi pian piano quell'amore per la bellezza diventa resistenza all'orrore. E non è anche questo un mistero, sono parole sue, che tutto sia così bello, nonostante l'orrore continua a essere così. E noi siamo esseri crudeli quando copriamo il canto con il rumore dei cannoni, delle maledizioni e delle bestemmie. Solo che dice lei il canto di lode al sopravvento. Questo aspetto si riconosce anche in Etty Illesum, la capacità di riconoscere il bene nonostante l'orrore. La sua passione per la musica anche era la colonna sonora di questa meraviglia. La sua famiglia. Nella mia famiglia ho trovato un laboratorio di vita critica. Nella mia famiglia si discuteva, nella mia famiglia c'era parola. E era la libertà, la parola che ho sperimentato come importante nella mia famiglia. E scrive anche. A proposito di impotenza, mi sento così impotente e certo lo sono. Non posso pregare per niente altro che di essere capace di pregare. Mi aggrapperò alla corda che Dio ha gettato a me in Gesù Cristo, anche quando le mie mani intorbidite non riusciranno più a sentirla. E lo stesso noi lo troviamo in Etilesi. Tutto questo discorso per dire: prendiamoci cura del Logos. Cioè delle nostre parole, di come comunichiamo, di come raccontiamo la vita. E cerchiamo di imparare l'attenzione alle piccole cose, agli elementi di speranza, perché è quelli che siamo chiamati a potenziare per una vita trasformativa. La responsabilità delle narrazioni, delle parole che proprio si smarcano dalla cultura dell'orgoglio, nominano la vulnerabilità, ma non per approfittarne, scopro la tua vulnerabilità così ti schiaccio meglio. La vulnerabilità è la trama del mondo in cui siamo dentro. E quando le parole si staccano dalla sorgente vitale lì che emergono i conflitti, non ci si rende nemmeno conto di esserci allontanati dalla sorgente del dono, della fraternità, della possibilità di solidarietà, ed è in questa indifferenza che crei le condizioni per una cultura di morte. Quindi anche nelle parole si gioca il futuro della pace. Un'ultimissima ripresa, volevo farla anche ricordando Mahsa Amini, ragazza iraniana. Pensate, anche lei sembra una vittima, però che cosa ha lasciato nel mondo? Ha lasciato il gesto simbolico del taglio dei capelli, ha lasciato gente, non solo donne, ma anche uomini che capiscono. Come schiacciare la creatività, la cultura femminile sia un danno per tutti, e il linguaggio che all'inizio è stato usato per lei che ha preso il Nobel per la pace, no? È morta perché ha indossato male il velo. Non possiamo dire così, non possiamo leggere questo. Non è morta perché ha indossato male il velo. È morta perché una polizia che si definisce morale ha considerato inaccettabile e trasgressivo di un ordine naturale il suo modo di vestirsi, ma è morta per la violenza di una religiosità mascherata e intrisa di potere, di maschilismo e di tradizionalismo, un brutto mix. E lei è morta per questo, non è morta perché ha indossato male il velo, così come non possiamo dire che lei è morta perché lui l'amava e non riusciva a lasciarla. Non sono queste le ragioni. Andiamo anche con le parole a toccare il cuore delle cose, non per disperarci, ma per fare questo lavoro proprio di speranza. Quindi quest'arco della guerra, quando è che si spezza? Quando diventa l'arcobaleno? Che troviamo in Genesi, una forma di alleanza dopo il cosiddetto diluvio universale che Dio fa con tutti i popoli e anche con la natura. È bello ricordare questo. Nel
Torah, c'è un Dio che si allea a un popolo, ma non dimentichiamo che c'è anche un Dio che si allea a tutta la terra, a tutti i popoli, con tutte le religioni, con tutte le vite, animali, umane, e con tutto il cosmo. Questa idea dell'arcobaleno è un'immagine che deve diventare anche per noi cura delle differenze e scommessa che questo mondo non è perduto. E poi c'è l'arca dell'alleanza. L'immaginario teologico biblico ci serve per ricordare l'importanza dell'ospitalità. Come si gestiscono i conflitti? Cerchiamo almeno di avere degli spazi in cui possano essere fecondi. Lo dice Papa Francesco in Evangelii Gaudium. Dobbiamo avere dei luoghi di confronto, dei luoghi in cui litigare, dei luoghi in cui sentire l'attrito tra le nostre posizioni. Ma se c'è un luogo ospitale, la guerra è scongiurata ed è scongiurata anche quell'indifferenza che ci ha portato a tollerare tutto questo e che adesso forse sentiamo come drammaticamente stretta. Grazie. Grazie.